Salve a tutte, oggi voglio mostrarvi come si lavora l'Enise Shawl, che è uno scialle il cui pattern è in internet, si può scaricare come PDF ed è molto semplice da lavorare, come al solito. Si parte dalla base, che è formata da 5 catenelle. Si lavora una maglia alta fissandola sulla prima catenella. Poi 2 catenelle e un'altra maglia alta sempre sulla prima catenella della base. Questa è la partenza. Ora, il secondo giro, lavoriamo 3 catenelle e 5 maglie alte, giriamo, voltiamo e facciamo 5 maglie alte nello spazio. Ora facciamo la maglia alta sulla maglia alta precedente, che in pratica è quella centrale di tutto quanto lo scialle. Di nuovo 5 maglie alte. Ok, ora dobbiamo fare una maglia alta nella terza catenella. Quindi stringiamo un pochettino le nostre maglie e facciamo 5. Voi sicuramente la farete meglio di me. Ok, in ogni modo questo qua è il secondo giro. Ora il terzo, praticamente sono da lavorare 5 catenelle (2, 3, 4, 5), voltiamo il lavoro e facciamo una maglia alta prendendola qui nella base dell'ultima maglia che abbiamo lavorato il giro precedente, quindi abbiamo questo triangolino. Ora una catenella e passiamo a lavorare il gruppo di 3 maglie, che è composto da una maglia alta, una maglia alta doppia, una maglia alta, che va lavorato sulle 5 maglie che abbiamo fatto prima. Le lavoriamo, allora dopo la catenella facciamo una maglia alta, lavorando sulle 3 maglie centrali, quindi una maglia alta, saltando la prima maglia alta di base, una maglia alta doppia,
no, 2 e 3, un'altra maglia alta. Ecco qua, quindi sulle 3 maglie centrali del giro prima lavoriamo una maglia alta, un'alta doppia e una alta. Di nuovo la catenella. In pratica adesso ci troviamo a lavorare la maglia centrale. Quindi facciamo una maglia alta. Due catenelle, un'altra maglia alta, sempre prendendo lo stesso punto. Questa in pratica è la maglia alta, quella centrale dello scialle. 2 catenelle, un'altra maglia alta, sempre lavorata nella stessa maglia di base. In pratica iniziamo ad allargarci, a fare i vari aumenti. Ora, una catenella, sulle 5 maglie del giro precedente lavoriamo le 3 centrali con una maglia alta, una maglia alta doppia. Di nuovo una maglia alta. Ecco qua. Ora catenella, nello spazio che si è creato prima, lavoriamo una maglia alta, catenelle e di nuovo una maglia alta. Questo è il terzo giro. In pratica, la parte centrale, che è formata da 2 punti a V, in pratica così, le 3 maglie, alta, alta doppia e alta, e un altro punto a V sulle parti iniziali e finali. Il quarto giro, lavoriamo 3 catenelle, voltiamo, nello spazio lavoriamo 5 maglie alte, una, due, tre, e 5. Ora le 3 maglie del giro precedente si trasformano in una, in quanto lavoreremo soltanto la maglia centrale. Quindi facciamo una catenella, una maglia alta sulla maglia alta doppia, una catenella, cinque maglie in questo spazio, 5 maglie alte.
una maglia alta centrale, sempre prendendo quella del giro precedente. Ok, 5 maglie alte di nuovo nello spazio. Una catenella, una maglia alta sulla maglia alta doppia del giro precedente, un'altra catenella. E di nuovo nello spazio, nell'ultimo spazio che troviamo, lavoriamo non 5, ma 6 maglie alte. 6. Ci troviamo al quarto giro. Passiamo al quinto, lavorando 4 catenelle. Voltiamo e lavoriamo una maglia alta qui nella prima catenella di base, la prima maglia di base, scusate. Dopodiché facciamo una catenella, lavoriamo di nuovo il gruppo di 3 maglie sulle 5, quindi saltiamo una maglia alta, lavoriamo una maglia alta doppia, una maglia alta, una catenella. Ora su questa maglia singola troviamo l'unica maglia alta del giro precedente, lavoriamo un punto a V, quindi facciamo una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta sempre nella stessa base. Una catenella e il gruppo di 3 maglie, una alta doppia, una alta. Una catenella, ora facciamo di nuovo, lavoriamo di nuovo nella maglia centrale, maglia alta centrale, quindi una maglia alta, due catenelle, una maglia alta. Due catenelle, di nuovo la maglia alta, sempre nella stessa base. Ora una catenella e il gruppo di 3 maglie alte, di cui quella centrale è alta doppia. Saltiamo questa, andiamo sempre sulle 3 maglie centrali, quindi una alta, un'alta doppia, una alta.
catenella, una maglia V, un punto a V, nel senso che dobbiamo lavorare una maglia alta, 2 catenelle, di nuovo una maglia alta, sempre nella stessa base. Una catenella, saltiamo una maglia alta di base e lavoriamo una maglia alta, una maglia alta doppia, una maglia alta, catenella, in questo spazio lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta. Questo è il quinto giro. Parte centrale, ora passiamo al sesto, facciamo 3 catenelle, voltiamo, 5 maglie alte nello spazio. Una catenella, una maglia alta sulla maglia alta doppia precedente, una catenella, 5 maglie alte nel punto a V, all'interno del punto a V del giro precedente, 2, 4 e 5 catenella, una maglia alta, 5 maglie alte nel punto a V, 4 e 5. Allora, la maglia alta centrale, di nuovo 5 maglie alte nello spazio. Nell'ultimo spazio hanno lavorate 6 maglie alte.
Ecco qua, siamo arrivati al sesto giro. Ora, da questo momento in poi, dovremo ripetere, sempre alternandoli, il quinto ed il sesto. Alla fine ci sarà da fare un bordino con i pippiolini, molto semplice, che troverete sempre disegnato sullo schema. Spero di essere stata chiara e vi saluto e vi rimando alla prossima lezioncina, tra virgolette. Arrivederci.